Siamo a Bizzola Ticino in compagnia di una autorità quando si parla di pneumatici, Salvo Pennisi, che è il direttore sperimentazione Pirelli Mettler. Salvo, oggi abbiamo provato il nuovo Tourance Next, che sul bagnato ha messo in mostra delle prestazioni incredibili. Spiegaci qual è il segreto di questo nuovo pneumatico. Ma il segreto è quello che sta nella continua ricerca che come gruppo facciamo, sia per quanto riguarda i materiali, quindi la chimica, ma per quanto riguarda le strutture, per quanto riguarda i profili, i disegni. Abbiamo un team di ragazzi veramente molto competenti, appassionati, che consentono di mettere a disposizione i ritrovati più eclatanti della ricerca in questi settori. Il resto lo fa la sperimentazione, che con molta passione cerca di trovare le soluzioni migliori, di amalgamarle, di arrivare a un prodotto finito che copra tutte le esigenze di guida. È un prodotto che ci ha dato molte soddisfazioni, ma anche tantissimo da lavorare, perché siamo stati veramente molto esigenti nel trovare il meglio rispetto ad ogni possibile condizione di utilizzo. Salvo, abbiamo visto oggi che la combinazione delle nuove gomme con i sistemi di ABS di ultima generazione permette una frenata veramente di altissimo livello. Quali consigli possiamo dare ai lettori che sempre più numerosi acquistano questo tipo di moto per frenare nel minor spazio possibile sul bagnato? Ma diciamo che quindi un grosso aiuto viene in sé dalla qualità dei pneumatici e dalla loro capacità di interagire con i sistemi, quindi già un grossissimo passo avanti è stato fatto in questo senso. E poi come frenare? Beh, intanto cercare di essere sempre molto presenti, molto attenti, di non perdere la calma, di cercare di essere abbastanza freddi, e poi cercare di evitare gli stacchi bruschi, gli attacchi bruschi sulla leva. Un'azione decisa, ferma sulla leva, sul pedale, senza particolare enfasi, sicuramente aiuta i sistemi a lavorare meglio. Poi bisogna anche un po' sfatare il mito che vuole un attacco della frenata contemporanea a un disinnesto della frizione e a tutto il resto. Quando c'è da frenare, frenare e basta, i sistemi funzionano veramente molto bene. Cercare di mantenere sempre la lucidità. Grazie Salvo. Prego.